benessere materiale finisce fino dove c'è vita. Dopo, infatti, questa vita, cari utenti di YouTube, ecco che quello stesso benessere materiale di cui noi godiamo oggi come oggi finisce per sempre. Quindi godere delle piccole cose materiali, secondo me, non ha alcun senso, perché siamo volatili, ci spegniamo come una candela. Di conseguenza, di fatto, siamo come tante canne da vento che al primo vento forte cadono e non ci sono più. Tradotto quindi in poche parole, per utenti di YouTube, mi rendo conto sempre più spesso che lo stesso benessere materiale di cui noi ci nutriamo, di cui noi magari andiamo a cercare, è figlio di una necessità che in questa vita terrena andiamo ad avere, o meglio a riscontrare. Di conseguenza, il mio consiglio qual è? È quello di evitare di cercare il benessere materiale, perché è fugace, va via e un giorno non ci sarà più. È un benessere materiale limitato nel tempo, significa che fino alla vita c'è questo benessere, questa richiesta, no? Di avere i beni intorno a noi, ma siccome abbiamo tutti una scadenza, arriva e subito dopo sparisce, ok? Quindi il mio consiglio è quello di evitare di stare appresso, o meglio a cercare il benessere materiale, ma accontentarsi, scusate le buche ragazzi, di quello che si ha, sapendo che tanto quello che si ha è un qualcosa di effimero, che dura poco tempo e non tanto, visto e considerato che tutti noi abbiamo una relativa scadenza. Quindi il benessere materiale di fatto è, diciamo così, un qualcosa di effimero, okay? Perché sì, è vero come è vero che esiste fin quando ci siamo noi, ma visto e considerato che abbiamo tutti una scadenza, è un benessere materiale che durerà un tempo determinato, o per meglio dire determinabile, quindi fino a quanto, a quando ci sarà vita nel nostro amato corpo. E dalla Triumph Spitfire 4 Edition è tutto, cari utenti di YouTube, un video breve per un argomento altrettanto breve, ma utile per voi e solo per voi. Ciao da Leandro, conoscitore italiano, e al prossimo video.